Eravamo negli anni 80, quando in tutto il mondo spopolava la serie televisiva americana Happy Days. Le vicende di Fonzie e della famiglia Cunningham fecero presto il giro del mondo, ma oggi, grazie ai plastici di Bruno Vespa, abbiamo scoperto che quello che vedevamo in TV era tutto finto. Era tutto finto. Oggi, a distanza di un tot di anni, grazie alla dilernia indebitati con Radio 105 Television, siamo in grado di presentarvi le vere avventure della celebre famiglia americana. Non ci resta che collegarci con i Cunningham. Hey! Ciao Ricky, ma che brutta faccia! E ciao Alfred, sono molto giù di morale! Come mai Ricky? È successo qualcosa? dai! Come mai Ricky? È successo qualcosa di grave? Questa sera c'è un meraviglioso spettacolo al Teatro Crack. Si tratta di uno spettacolo porno satirico. In che senso porno satirico? Nel senso che sul palco ci saranno uomini col c***o piccolo e donne con il figone. Oh, beato te Ricky. Io non ci posso più andare perché non c'ho voglia. Ehi, buongiorno, signor Cunningham! Ah, ciao! Ah, ciao, Fonzi! Ascolta, ho bisogno del tuo aiuto! Già non c'ho voglia di venire qui, se poi mi devi anche pressare! Ma perché? Ho scoperto che questa sera Ricky vuole andare a vedere uno spettacolo lascivo. In che senso lascivo? No, intendo dire uno spettacolo licenzioso. Signor Cunningham, proprio non la capisco. Oh, infame di merda. Robe di buchi di c***o che abbracciano cazzo. Ho capito, signor Cunningham. Andrò io a parlare con Ricky. Non so come ringraziarti, Ciccio. Oh! Non mi chiamare più Ciccio. Ehi, ciao Fonzi, vuoi bere un po' di succo di kiwi? Mettitelo nel culo, Alfred. Ciao Fonzi. Ehi Ricky, arrivo ora da casa tua. Scommetto che mio padre ti ha detto dello spettacolo porno, eh? Allora, tu a vedere lo spettacolo non ci vai. Ma come? Sì Ricky, prima ti porterò a fare un giretto a casa delle sporche troie. Ma Fonzi, io ho un po' paura. Fidati di me, quel posto è stato sempre frequentato da persone per bene. Pensa che una volta è venuto Alfred, ha scelto la ragazza, è salito in camera e il giorno dopo cioccolatini per tutte. Caspita, un vero gentiluomo. Una volta è venuto lì a scopare anche Giancarlo Magalli. E il giorno dopo cioccolatini per tutte? No Ricky, fiori per tutte. Che uomo. Pensa che la settimana scorsa è venuto pure tuo padre. Ah, e il giorno dopo fiori per tutte? No, lui è venuto solo a trovare tua madre.